Bentornati amici e bentrovati di nuovo insieme sul canale del Predone. Torniamo con un nuovo episodio su Total War Warhammer 3, amici. Scusate, allora, cominciamo a dare un'occhiata ai nostri eserciti, amici. Dove, per l'appunto, dall'ultima volta avevamo sostenuto svariati scontri per riprenderci qualche provincia che ci era stata sottratta dal caos. Allora, stavo vedendo chi ho intorno a me. Allora, ho un po' di grane intorno a me, amici, in quanto da questa parte abbiamo praticamente i nani che ci stanno togliendo parecchie castagne dal fuoco, tenendo sotto controllo i pelle verde. E qui sparuti attacchi avvenuti da questa parte, da parte del Bertholding, la Norska, scusate, no, Bertholding è la fazione, Norska è la tribù. Quindi Evelina Bebeciucche, stiamo tornando indietro. Yuri Kosha qua stava procedendo verso, per l'appunto, la Norska, e cercare di sistemare qualche problemino. Questo figlio di buona donna immagino che starà venendo verso di me, vero? Però dovremo riuscire a intercettarlo nei movimenti più grandi. Questo sta qua, ma deve tenere sotto controllo questa e questa. Quindi resta là, buon uomo, ho detto patriarca. Allora, invece le nostre province al volo, ragazzi, penso che siano tutte a posto. Qua mancano due turni per la struttura principale e qua si va per la costruzione. Lord Eroe, ok, fine turno, abbiamo visto che non possiamo fare accordi o che altro, quindi passiamo il turno. Le province settentrionali hanno ottenuto un'anima, quindi sono più di una, ci sono tre fazioni che hanno tre anime. Le province settentrionali, Dente d'Oro e le seduttrici di Slaanesh, che però vedo hanno l'ultima di corne che gli lampeggia, quindi immagino che siano nel regno. Che vi ho detto qua dietro, ragazzi? Che vi ho detto? Chissà se riusciamo ad intercettare questo maledetto. Che poi è sempre, c'hanno sempre questi eserciti. Mortacci loro, detto in italiano. Che cosa gli possiamo fare? Andare a dare fastidio? Sta reintegrando? Non credo, vero? Infatti. Keeper of Ice Magic. Un attimo solo, perché voglio vedere cosa fa. Perché non mi convince molto il suo movimento, sapete? Vediamo dove sta questo buon uomo di Ferman Ingerson, invece, che non si vede. E la cosa un po' mi preoccupa. Ci preoccupa perché non lo vedo in giro, ragazzi, e questo è un problema. E questo è un grande problema. Discepoli delle fauci, ti vengo a spappolare, brutto bastardo. My role, my decision. They invade. Esercito nemico, sì, facciamoci, amicetti. Allora, tanto loro si sono veramente sparpagliati. A fine strategy!
Si sono, come avete visto, ragazzi, messi bene. Vedete che non sono facilissimi per noi questi amici, vedete? Abbiamo addirittura una possibilità che ci schiantino. Frantumatori, grandi armi, le mettete qua, te mi rimani dietro di rinforzo, come si suol dire. Vieni qua, da questa parte non succede ancora nulla, fortunatamente. Vediamo se i strezzi riescono a questa parte. Mettiamoci quelli. Il mio leopardino. Bom 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 bom. Oh, è questo. Vieni qua, in due, in due. In due semina meglio. In due semina meglio. Andate avanti voi. Dai. Per forza mi serve rinforzo qua dietro. Questi danno entrati. Zarina e Katarina. Mia, sta mega botta, dai Zari, arrivace. Se riesco a girarli. Se riusciamo a girarli. Mi sto intrippando questo coso, eh? Ma ripeto, non ha presi i nostri. Oh cacchio. Che famo, stiamo a dormire. Ce lo fermiamo quel mostrone. Guarda le corte contro i personaggi. Non c'è segreto, questi mi porta. Dai, oddio, sono andato troppo oltre. Sta cosa non muore. Ci si crede, sti mostri loro sono, non lo so, imbattibili? Dai qua, da sta parte, ho lasciato sto lato, l'ho lasciato un po' morto, l'ho gestito molto male.
siamo entrati però, eh. Niente, questo ma praticamente sto mostro, ragazzi, ma ha annientato un intero alato, cioè non che qua siamo andati meglio. Mirano come Fabi, ragazzi. Mirano come Fabi, ragazzi. Il danno con la mega magia. Sta mettendo in fuga la zarina da sola, vi dico solo questo. Qua invece purtroppo, ragazzi, non siamo riusciti a bucare questo infamissimo. Vediamo un attimino come fare, eh? Siamo riusciti a bucare. Riusciti a breccarli abbastanza bene. È sparito il leopardo. E che è tornato a fare, avete ragione pure voi. Ora ci mettiamo qua perlomeno, dai. Fate fuoco come se non ci fosse un domani, eh. Dai, che due se ne stanno in fuga, eh. Chi è venuto qua? Vittoria, incredibile ma vero, ragazzi, ci portiamo a casa un'incredibile vittoria. Portiamo a casa un'incredibile vittoria. Dovete morire tutti. Col cavolo, sono tirati tutti su mortacci loro. Terminiamo questa fantastica battaglia. Sapete, amici, poi ho come l'impressione che devo cominciare a reclutare unità migliori. Decisamente. Devo cominciare a reclutare unità migliori, amici, perché come vedete spesso andiamo in sofferenza. E andando in sofferenza, amici, adunata. Sì, bisogna portare avanti anche questa, amici, purtroppo. Lama del gelo, gelo mortale, evasione. Velocità più 5, beh sì, per evitare di prendere un po' troppe mazzaroccate. Ok, nel frattempo reintegriamo, scusate. Abbiamo preso un nuovo insediamento, cose da fare ce l'abbiamo, nell'Ostermark abbiamo da portare un secondo livello, 1780 e 1780, facciamolo. Facciamolo anche qua. E qua, a Cusel ci dice che per il momento stiamo bene, anche una cava di estrazione del sale, scusate, eh. Allora, zarina abbiamo mossa, ok, Ptor come si dica, non possiamo muovere, o meglio l'abbiamo mosso, ma vorrei continuare ad andare a rompere le scatole a questo buon uomo qua giù.
Yuri sta procedendo e devo andare verso quelli. Everina Bebeciuk. Oh, il problema, ragazzi, è che non ho visto, cioè non ho visto. Assassina, un'attività, non ce la famo. No, vorrei vedere dove è andato quel bastardo, vi dico la verità. Pustic, ma perché sta ancora qua sto Pustic? Mi ci devo avvicinare. Andiamo a vedere, va. Tempo. Eccolo che vi ho detto, regà. Che vi ho detto? Ma come lo sapevo io? Ma come lo sapevo? Vediamo un po' se qualcheduno ci può dare una mano. Di questi più vicino all'impero. Ce l'hanno pure loro, quindi coordinamento militare, seleziona bersaglio. Ok. Lo Stirland pure se mi riesci a dare. Questi non ce l'hanno come nemici, no. L'Ostermark. L'Ostermark sì, perfetto. Vai. Se magari qualcheduno se è così umano, gentile da venire in nostro aiuto, gli saremmo molto ma molto grati. Qua fisicamente non è che posso fare grandi cose, quindi non mi vado nemmeno a dar fastidio. Natamano chiede il nostro aiuto. Perché chiede il nostro aiuto? Secondo la tradizione, quando il guantolino viene consegnato da Erengrad, un atamano deve immediatamente tornare alla tribù perché la guerra è inevitabile. Tuttavia, i suoi consiglieri suggeriscono di andare contro la consuetudine e di esercitare influenza sulla provincia. Bonus grado per due infanteria, controllo più due. Sì, tradizionalista, noi siamo tradizionalisti. Fai un attimo riprendere la situation in quella zona, va. Ok. Allora, penso che dovremmo aver fatto tutto. Dimitri Jelavic. Everina, l'abbiamo mossa, abbiamo visto che Bon Felman Ingerson ci sta facendo forse uno scherzetto di cattivo gusto. Io penso che dobbiamo 1, 2, 3 e 4. Io penso che dobbiamo fare un quinto esercito, amici. Come abbiamo la possibilità, se riusciamo per l'appunto a mettere un terzo esercito, se riusciamo a creare un quinto esercito, quando potremmo, chiaramente, amici, dovremmo riuscire a controllare tutta la zona senza grande problematica, secondo me. Secondo me. Tanto dei becchi un po' d'attrito. Un tatto vi beccate un po' d'attrito. Sa
Intanto vi beccate questo attrito, ok? Io penso che possiamo tranquillamente passare il turno. Ok, l'Ostland viene in nostro aiuto. Madrepatria unita. Sebbene il Kislev combatta unita agli occhi del mondo, mia madre è piena di eversivi. Un boiardo avaro rivela di aver corrotto decine di atamani perché si opponessero al tuo dominio. Una volta che Lakshin gli avrà fatto visione nel cuore della notte, gli atamani scoprono inaspettatamente la loro realtà. Hai capito? Sì, maledetti bastardi. Incursione il passo alto. Incursione a Novocny. Incursione nell'Ostland. Ovviamente, cioè, non so. Un'altra cosa per rompermi le palpebre. No, mettiti qui. Dobbiamo reclutare più velocemente. Sì, però fatti piare, mi hai rotto le palle che te muovi. Ho capito, però così non si può fare, no? Oh, vittoria decisiva, vieni qua che ti prendo, ammazza roccate. Il boiardo è rimasto qua. Sì, vabbè, poi mettono pure la vita. Le magie. Beh, questa di Dio però, Tu vieni qua, maledetto. Subito, a mano, a mano. Dove vai te? Vieni qua veloci. Frost Maiden. Quando vai, dove vai? Vieni qua. Vieni qua che vi devo ammazzare a tutti, maledetti. Tutti vi devo sventrare. Qua, qua. Attaccate, attaccate, maledetti. Creature empie. Sì, no, tutti li devono sparare, anche loro. Morire così. Tu sei scappato, maledetto bastardo, non ti ho visto. Sagrateli tutti. Che
che così gli ci vogliono, gli ci vuole un anno per rimetterli a posto. Ok, amici, abbiamo eliminato questo esercito che ci stava. L'altra scheggia dell'ingannatore, buono. Più due distillatore di vodka da Svidania. Andiamo a dargli subito le sue skill. Un addestramento di tiro e mantenimento, no, diciamo, vento ampio, pari successo di difesa, bonus granato, ottimo questo. Ah, non abbiamo fatto l'immortalità, però dice, aspetta, facciamo questa, almeno non ci muore mai il nostro buon Potor. Facciamo anche questo. Abbiamo messo al sicuro anche Potor, con la skill di non morire mai. Facciamolo andare avanti. Ah, c'è anche la nostra Evelina, giusto? Sì. I falchi di Mishka. Chiamata del guardiano. Che non è che siano così forti le loro magie, eh? Dico la verità, ragazzi, pensavo un po' meglio. Le pensavo un po' meglio. Rimane sempre il fatto che c'è la possibilità, che so io che sono una pippa, eh. Cioè, bisogna sempre metterle tutte le cose, le possibilità. Allora abbiamo detto, ok, col petoro abbiamo tolto sto problema di mezzo. Andiamo a vedere Evelina, quindi possiamo mandare Evelina da quest'altra parte affinché ci dia una mano a tenere temporaneamente sotto controllo quella zona, ragazzi, perché in questa zona, come vedete, soffriamo. Lo sapevo che batteva in ritirata, non mi aspettavo qualcosa di meno. No, voglio andare a vedere. Arcotempesta lo sperimentatore. Questo chi è? Questo è Trottel Immondo. Rugwair. Ma per l'appunto non mi sembra che ci sia nessuno con quel nome là. Non lo so, magari c'è e non si vede. Lo controlliamo dopo, ragazzi, tranquilli. Scusate un attimino, sistemiamo. Vediamo se abbiamo problemi intorno, futuri e o vicini. E non mi sembra. Qua mi sembra che i nani stanno svolgendo veramente un ottimo lavoro, ragazzi, a tenerli sotto, eh. Stanno facendo. Ah, vedi che bestie questi, oh. Minchia, ragazzi, qua tocca veramente correre ai ripari, eh. Minchia, tocca fare unità molto più potenti, ragazzi, se no non ce la facciamo. Penso che alla prossima botta che ci daranno ci sdraiano completamente. E che, come potete immaginare, non va bene. Cossari qua, cossari là, cossari di qua. Karag Blag, che è questo. Però a me, ragazzi, servono soldi. Servono i big money. Mi servono i big money, amici. Mi servono i big money. Vediamo se possiamo fare un accordino con qualcuno, ma tutti ci odiano. Passiamo il turno. Allora, ragazzi, nel passaggio turno, allora, come vedete, ci hanno saccheggiato
Gunsen, ma lo sapevamo, avevamo visto Fellman che andava diretto, dritto per dritto là, quindi sapevamo che ci avrebbe dato una mazzaroccata. Poi abbiamo fatto un'alleanza difensiva, eccola qua ragazzi, con la grande ortodossia che ci ha dato due cucuzze e ci ha chiesto di effettuare l'alleanza difensiva con loro. Purtroppo ragazzi, fai una razzia nella seguente ragione, l'approdo ghiacciato, qua, ma questo è facile, c'abbiamo un esercito che sta lì, però ne stanno arrivando due loro dall'alto, eh. Ferma l'Ingerson, non si sa perché, con l'esercito che c'aveva, che non penso che le nostre unità qua gli abbiano potuto sdraiare un intero esercito, sinceramente, mi pare follia. Non ha più esercito Ferma l'Ingerson, ragazzi. Non ha più esercito. Scusate, ma voglio vedere la battaglia. Battaglia sconfitta onorevole. Purtroppo non ci dà il report perché volevo riuscire, cioè volevo un attimino capire come fosse possibile una cosa del genere. La nostra zarina nel frattempo ragazzi ha perso tutti i tratti del caos, ha perso tutti i tratti del caos, non è quello di Nurgle, che però quello di Nurgle ragazzi vedete non è negativo perché non soffre il logoramento, nessun tipo di logoramento, quindi tutto sommato non è male. Però ormai Fellman Ingerson se ne sta andando verso l'alto e io però, siccome sono più stronzo di te, ti vengo dietro. Ok? Perché devo venire a vedere cosa fai, brutto stronzone. Allora, qual è il problema di questa storia, ragazzi? Il problema di questa storia è che andandoci a mettere qua, ok, corriamo il rischio di tirarci addosso i continui attacchi da parte dei Pelleverde, che adesso, tutto sommato, come potete vedere, più di tanto non ci vengono a rompere i coglioni, anzi, con la scusa, magari proviamo a chiedergli una pace. Non ne vogliono sapere. Meno 31. Che so, poi pure dice, ah beh, dai, in fin dei conti, un po' se loro, invece, se i loro colleghi lo volessero fare, perché magari, sai, parti da questi che non ti inculano, però no, addirittura 101 questi ragazzi, quindi lasciamo proprio perdere perché non gli interessa pappagliare con noi a quanto pare. Allora la zarina che abbiamo spostata, ok, Pator stava qua intorno e sapete che noi ragazzi però, vedete qua sotto ragazzi c'è tanto da prendere, eh? La torre di Grot, Monte Zanna Feroce e Monte Zanna Grigia ragazzi, io quasi quasi partirei. Mandiamo il nostro patriarca ragazzi. Voglio mandare il nostro patriarca, ragazzi, a studiare questa zona un attimino. Perché va bene per le nostre caratteristiche di razza, quindi non ci dà difficoltà. Quindi possiamo prendere degli insediamenti a poco sforzo, che ci diano una mano a tirare sugli introiti, ragazzi. Perché noi abbiamo sempre questo problema dei nostri introiti, purtroppo, sempre molto
Sì, io vengo qua e faccio una strage adesso, ho due eserciti a portata di mano, ragazzi. Io vado su e faccio proprio la caciara, sta botta. Ma ti faccio la vera caciara. Ti faccio la vera caciara, amico mio. Ti faccio la vera caciara. Vedo due eserciti qua. No, un esercito. Rugua Liran infesta sangue. Non dovrebbe essere particolarmente preoccupante. Non dovrebbe. Non lo so, perché poi qua scopri sempre cose nuove. Sì. Penso che vado a sdraiare il Bersoling alla grande proprio, amici. Però prima di occuparmi del Bersoling, forse ci converrebbe andarci a occupare questi maledetti. Che però secondo me no, perché comunque la grande ortodossia li tiene sotto controllo, quindi secondo me non ne vale la pena. E viene a Bebechuk qua, devo continuare a farlo avanzare perché voglio vedere se vedo Arco Tempesta. Questo è Rotic. Vendetta infestante. Vendetta, ecco Pusti, no, tenta di assassinare questo personaggio Pustic. Ma poi dire che no, ci abbiamo Rotic, Trot, Arcotempesta. Ma questo Pustic non sappiamo dove sia, quindi per il momento non so dove andarlo a prendere, amici. L'abbiamo mossa, Yuri pure e così via. Abbiamo da costruire qualcosina qua. No, continuiamo a far salire i nostri introiti, amici, perché ci servono come pane. Ok, passiamo il turno. Legione del Caos. Ah, allora, ragazzi, scusate, nel passaggio turno. Allora, abbiamo negoziato la pace. E lo so che mo vi mettete a ride con il Bersolling. Abbiamo ancora perché potrebbe qualcuno si sia preso qualche cosa. Facciamo un attimo da me. Ok. Lo so che mo me le direte di tutti i colori, ragazzi. Ah, fazione distrutta addirittura. Minchia. Minchia, amici, fazione distrutta. E chi gli ha messo a mano qua? Questo è un problema, amici, eh? Questo è un problema, vabbè, quindi continuiamo a procedere. Vedete che appaiono, non c'è segno di vita, perfetto. Ci conviene avanzare in questo modo. Ok, va bene così. Allora, questi li abbiamo mossi. Adesso la zarina è da poco, non te prendo, guarda. Potar l'abbiamo mosso. Evelina, mo che dovevo fare, ragazzi? Ma io non sono stato io, mica loro, e c'entrano loro. A questo punto, ragazzi, ce l'andiamo a prendere con i ratti, con i sorci maledetti. Ce l'andiamo a prendere con i sorci maledetti, ragazzi, perché così ci togliamo in mezzo qualche quest.
92. Boom. Ti ho preso paro paro, eh? Hai visto? Ricognizione. Assassino, sferzata, eh? No, che ci conviene fare? No, evasione non l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto tutto con lei praticamente. Vogliamo andare al guardiano, ricognizione. Facciamo ricognizione, no? Quello l'abbiamo eliminato. Uno degli agenti, un agente dei sorci, l'abbiamo eliminato. Va più che bene. Vediamo se qualcuno vuol fare un accordo rapido. No, considera la confederazione, ma questi non ce la danno la confederazione. La fortezza è più imponente, potenzia un insegnamento a livello 5, sì, con quello che costa farlo. Non è che sono sgravi, di più medaglia introiti di sostenere la provincia è un peccato. Difficile, sono troppo lontani questi. Vendetta infestante, questo che stiamo andando a fare. Fare una razzia in stesoria più 800, lo so, ma quella quasi quasi però la vado a fare, quasi 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 la vado a fare comunque. Questo è l'approdo ghiacciato. Ah, l'approdo ghiacciato ragazzi è proprio una cosa a parte, pensavo che facesse parte della stessa cosa, invece no, questo fa parte con l'altra regione, col Krakatrak, vedete, che non sarebbe male andasse a prenderla dietro. Comunque, mo che ci penso ragazzi, può darsi anche che le nostre mire si potrebbero spostare da quella parte. Vedete, non ci abbiamo nemmeno la possibilità di farla questa confederazione con loro, eh. Passiamo il turno. Il tomo mi avverte. Qualcun altro sta tentando di fermare Bela. Ha raccolto 4 anime di principe demone e si prepara ad attraversare l'abisso per raggiungere la forgia delle anime prima di noi. Ursum è nostro, non suo. Dobbiamo fermare questo rivale una volta per tutte. Ho usato il sapere del tomo per affrettare il nostro cammino. Ok, boscata sventata, Gresus dente d'oro. Non sta vicinissimo. Destinazione terziaria di Nani, se tutti usano fenditore per girare verso la forgia d'aria e quindi la generazione solamente quando arriva. Minchia. Minchia ragazzi, che missioncina che ci ha dato, eh? Ci ha dato una bella missioncina. Intercettazione di anime, dice di usare una fenditura che al momento sono chiuse, quindi non possiamo, per andare a fermare andare a rubare tutte le anime. Quindi ragazzi, abbiamo scoperto che si possono poi rubare anche le anime. Amico mio, io mi prendo le regioni che tu mi lasci alle spalle in modo da poter aumentare le nostre entrate. I rules, friends.
roccia ululante. È quella dietro che però a noi interessa principalmente, perché vedete ci sono quattro insegnamenti da andare a prendere uno appresso all'altro, ragazzi. Anche là abbiamo una grande opportunità di crescita, quindi non ce la possiamo far scappare. Manderei intanto il nostro patriarca ad assicurarci che nella capitale non ci siano presenze strane. Come prima cosa. Cioè, selezione di un nemico meno 20, poi l'accelerazione di un eroe e quindi non posso fare grandi cose. Continuo ad andare avanti. Tu chi sei? Trotto l'immondo. Devo provare a facciamo un numero a fare. No, mi fa fare solo un ruba tecnologie. Per l'appunto questo postic, ragazzi, non sappiamo dove sta. Ci sta indicando di attaccare un bersaglio che non vediamo. Ho flashato perché non vedevo più l'altro esercito. Pator Pator, questo l'abbiamo mosso, e Zarina l'abbiamo mossa perché è andata a colonizzare. Ci sono cose da costruire, amici? No, perché l'abbiamo fatto prima. Quindi io per il momento, amici, mi fermo. Io come al solito, amici, vi ringrazio del supporto che mi date e vi invito a seguire tutti i social per essere sempre aggiornati sui contenuti che porto. Spero che la serie vi stia piacendo. È uscito, se non sbaglio, ieri, ragazzi, il video su Immortal Empire. Praticamente uniranno, come hanno sempre fatto per tutte le campagne di Warhammer, e la campagna, le nuove fazioni con le vecchie fazioni. Quindi ragazzi, preparatevi perché dovrebbe uscire verso Natale, verso dicembre, e spero di aver finito la campagna in modo da iniziare una nuova campagna sugli Imperi dei Mortali, ragazzi, che ci dovrebbe mettere a disposizione una mappa di gioco spaventosa, perché dovrebbe essere qualcosa di inimmaginabile. Prendete le tre mappe dei Warhammer e unitele. Secondo me viene fuori uno spettacolo, ragazzi, e secondo me sarà uno spettacolo. Quindi niente, ragazzi, come ho detto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, Predoni!